Ciao a tutti, vediamo cosa fare con questa semplice scatolina per gli uccellini. Si tratta di una di quelle classiche scatolette da mettere sugli alberi. Prima di tutto do una passata con carta vetrata e poi con paglietta molto fine per lisciare il legno. Si tratta di un legno un po' grezzo e quindi è necessario passarlo bene. Questa in realtà è una lana d'acciaio adatta al restauro di mobili pregiati. È molto fine, quindi va bene proprio per dare l'ultima passata. Poi ho fatto dei disegni a matita molto semplici con due uccellini stilizzati. E poi utilizzerò uno stencil e un altro disegno piuttosto semplice da applicare alla parte superiore. Ecco, qui ho fatto il disegno proprio semplice con un uccellino. Qui ci sono due uccellini, le due parti laterali invece un rametto con uno stencil. Naturalmente, quando utilizzo lo stencil devo prima fare il disegno a matita e non lavorare direttamente con il pirografo. A questo punto, una volta fatti tutti i disegni che voglio andare ad incidere, inizio con il mio pirografo. Inizio con una punta tonda che mi permette di fare le parti curve con facilità. In questo caso non ho neanche bisogno di fare un lavoro tanto preciso. Qui la difficoltà maggiore sta nel fatto che non posso appoggiare la parte laterale della mano per farmi da guida, la devo tenere sollevata proprio perché si tratta di una scatoletta piccola e questa è la, diciamo, la difficoltà di questo disegno, che pur essendo molto semplice però non posso appoggiarmi. Qui inizio a fare l'uccellino sulla parte superiore.
Qui si vede che ho cambiato punta, sto utilizzando una punta piatta per dare un po' di sfumatura molto approssimativa, perché non mi interessa che sia un disegno particolarmente preciso. Qui sono partita con le parti laterali, dove ho fatto dei rametti con delle foglioline, giusto per riempire un pochino e non lasciare tutto vuoto. Per questo lavoro si possono usare anche pirografi di base senza la temperatura regolabile. Io in questo caso sto usando il mio Brand Peter Junior, che è un pirografo che ha comunque la possibilità di regolare la temperatura e le punte a filo, come si può vedere, ma anche un pirografo di quelli a penna con la temperatura fissa può essere adatto a fare lavori semplici come questo. Ecco qui, il lavoro è finito, o perlomeno per quanto riguarda il pirografo. Vediamo un pirografo di base che andrebbe benissimo per fare lavori, come dicevo prima, semplici, oppure il Brand Peter Junior che ho usato io, ed è questo qui con la temperatura regolabile. Questo è il mio libro, La tecnica della pirografia, uso pratico del pirografo. È adatto sia a chi già fa pirografia sia a chi vuole avvicinarsi a questa tecnica. Lo trovate sia online che nelle librerie. Se vi interessano dei pirografi, li potete trovare su elettronicadidattica.com. Continuate a seguirci su questo canale e, se volete, potete trovarci anche su Facebook, Instagram e Pinterest. Io vi saluto, ciao a tutti, a presto!